Un uovo fritto sul ferro da stiro, caviale nero di carta, pane dorato e un'insalata di contanti. Guarda la battaglia tra un ricco e un povero chef nel nostro nuovo video. Folli ha deciso di comprare una nuova cucina. No. Ma quale scelgo? Troppo tradizionale. Troppo minimalista. Troppo grigia. Ecco, questa! È perfetta! Proprio quella che mi serve! Ed Emily ha deciso di fare i cupcake. Sbatti le uova. Aggiungi la farina. E mescola! Signorina, che fa qui? Questo è un negozio di mobili, non un salone di cucina. Una cliente sta per venire a prenderla. Lasci il mixer. Buono. Polly non aspettava nessuno. Chissà cosa ha portato. Wow! Invito a partecipare a una gara di cucina! Fantastico! E un grembiule firmato! Che figata! Neanche Emily si aspettava una consegna. Interessante! Cos'è? Wow! Un invito a un programma di cucina! Per me! Oh sì! L'ho sempre sognato! È un grembiule! Per tutti i concorrenti! È così bello! Tutto pronto! Possiamo cominciare! Ultimi ritocchi! Trucco! Ciao ragazzi! Oggi faremo una colazione incredibile con queste uova d'oro! Devo friggere un uovo. Ma non ho uova! Gallina, al lavoro! Per favore, sbrigati! Un uovo! È così difficile! Tesoro, vuoi un po' d'erbetta? Allora, quanto manca? Eccolo! Finalmente! Qual è il prossimo passo della ricetta? Mi servono due uova? Oh no! È tutto pronto per la mia lussuosa insalata. Per prima cosa taglierò un po' di soldi. Solo un mucchietto. In listarelle. Oh, non si riesce. Ci metto troppo tempo. Le lascerò così. Ora cospargo un po' d'oro tritato. Per renderlo più piccante. E un po' di salsa al petrolio. A piacere. Basta! Oggi farò un'insalata salata di sale. Non ho nient'altro. A casa puoi avere la migliore cucina italiana. No, non oggi. Buonissimi pancake a colazione. Oh no, troppe calorie. Sushi fresco con pesce del Pacifico. Lo adoro. Arigato. Buon appetito. Che buon profumo. Sushi di cetrioli e salsicce. Ecco le mie esclusive bacchette. Le matite al posto delle bacchette. Che pranzo fantastico! Che pranzo fantastico! Consegna a domicilio. Vediamo se sono freschi la frutta e le verdure. Non male, le prendo. Grazie. Questi frutti saranno un ottimo dessert. Ciao! Sto per mostrarvi il mio frigorifero! Frutta fresca e verdure sono i miei migliori amici! Ups! Si è staccata una mela! Spero che nessuno si accorga che è di cartone! Ho qualcosa di speciale pronto per questa zucchina! Eccola qui, la mia super valigetta! Con dentro... Oh sì, è accecante! Il mio fantastico, perfetto, meraviglioso coltello! Anche un samurai sarebbe geloso di questo acciaio. Chia!
Ah, forza! Lavora! Sei un coltello, fai il tuo lavoro! Non riesco! Questo coltello è troppo piccolo per questa zucca! Basta, mi arrendo! Ci vediamo! Pane fresco! È l'ora della merenda! Un po' di burro. E un cucchiaio di caviale nero. Questo è solo un semplice spuntino fatto con quello che ho trovato. Una perforatrice e un po' di creatività creano il caviale nero di carta. Uno strato di burro e uno strato di caviale nero. È proprio come quello vero! Hashtag vita studentesca! È pronto! Il mio unico pane d'oro! Vediamo se è cotto. Non si sa mai con l'oro. Ai, scotta! Ora posso tagliarlo. È piuttosto duro. Ecco fatto! Ha funzionato! Wow! Che buon profumo! L'odore del lusso! Allora, il pane è pronto. Wow, che panini belli! Ne prendo uno. Qualcuno ha comprato il mio pane fresco. Potrebbe essere un'attività redditizia. Il forno è preriscaldato. Ora non mi resta che aspettare. Farò il mio gioco preferito. Chi è l'impostore qui? Fatto! Che crosta perfetta! E che profumo! Signorina, devo confiscarle il piano cottura! Lo riprenda quando avrai i soldi! Cosa faccio adesso? Idea! Un uovo fritto sul ferro da stiro è semplice e intelligente! Le mani di un cuoco devono essere sempre pulite! E l'asciugamano va nella spazzatura! Fatto! Bello! Frutta fresca? Dove metto la borsa? Beh, nella spazzatura! Centro! Tenere tutto pulito è la chiave! E posso usare di nuovo questo tovagliolo di carta! Lo appenderò qui ad asciugare! Posso usare di nuovo anche i sacchetti! Parsimonioso ed ecologico! I migliori chicchi di caffè raccolti a mano! Che profumino! Il caffè è pronto! Devo solo cospargere la schiuma del latte con oro commestibile! Delizioso! Evviva! Ho trovato il caffè istantaneo! Farò una colazione speciale! Manca qualcosa! Ho bisogno del latte! Ma come faccio a fare la schiuma? Idea! Ci soffierò sopra! È divertente! Peccato che la tovaglia sia ricoperta di latte! Ups! Non sono stata io! Meglio lo shaker! Vai di bicipiti! Eccola! La mia schiuma perfetta è pronta! Fantastico! E un fiorellino! Così sembra più bello! Olio d'oliva! Sale rosa dell'Himalaya! Perfetto per la mia squisita insalata! L'olio c'è! Ora devo solo aggiungere il sale! Oh no! L'ho finito! Che faccio adesso? Per me è finita! Emily, tesoro, qualcosa non va! Perché piangi? Non preoccuparti, è solo un'insalata! Non devi essere triste! Le lacrime sono così... salate! Certo!
Mi servono altre lacrime. Posso sostituire completamente il sale. Il mio compito per il concorso. La mia musa è stupenda. Passiamo alla decorazione. Il mio fantastico cioccolato svizzero è fuso. Cominciamo! È importante muoversi con precisione. E ora il tocco finale. Ce l'ho fatta! Ora posso andare al concorso. Sì, questo è il mio capolavoro. Sembra delizioso. Ma lo renderò ancora più bello con un po' di cacao in polvere. Amico birichino, ora mi servirà il tuo aiuto. Mi aiuti a vincere il concorso, vero? Lascia la tua impronta. Hai così tanto talento, tesoro. Sei sempre pronto ad aiutarmi. Grazie, è perfetto. Deve essere qualcosa di speciale. Ho bisogno di una giacca da chef che sia bella, comoda ed elegante allo stesso tempo. Oh sì, ho capito. Prendiamo le misure. E fatto! Che ne pensi? Fantastica, meravigliosa! Il mio vestito preferito! Ne abbiamo passate tante insieme! Quanti bei ricordi! Ma non c'è altra via d'uscita! Addio, vestito! E benvenuto al mio nuovo cappello da chef! Ora sono pronta per la finale! I giudici aspettano i concorrenti! Il nostro mitico chef 3 stelle Michelin è pronto per i dolci. Sono in ansia. Il cuore sta per saltarmi fuori dal petto. Entrambi i dolci sono davvero impressionanti. Ma il primo posto in questo concorso va ad Emily e al suo capolavoro creativo. Congratulazioni! Oh sì, ho vinto! Non posso crederci! Evviva! Ecco a te il mestolo d'oro. Questo è un grande onore. Buona fortuna! Grazie, è bellissimo! Ben fatto, complimenti! Ti è piaciuta la nostra battaglia culinaria? Scrivi qui sotto quale chef ti è piaciuto di più. La povera Emily o la ricca Polly? E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo video esilarante di Trum Trum!